Salve a tutti Blazers, bentornati in The Escapists. Mi sono appena preso lo spavento più grosso di tutta questa serie. Nell'ora precedente a questo momento stavo giocando per preparare la puntata, quindi avevo raccolto tutti gli oggetti necessari per la fuga e tipo lo spazio dietro alla cella era pienissimo, non c'era più un buco, avevo tutto l'indispensabile. Poco prima di iniziare a registrare ho detto: bella, ho tutto, ora tolgo il poster, vado dietro, inizio la puntata lì perché fa figo. Nel momento in cui ho tolto il poster, ragazzi, è comparsa una guardia, ma sgamato, mi sono trovato in isolamento e mi ha tolto tutto. Preso da una rabbia incontenibile, cosa ho fatto? Ho rage quittato il gioco, ovviamente. E nel fare ciò ho fatto la cosa più furba di sempre, perché poi, ritornato in gioco, non ero più in quel momento in cui avevo perso tutto. Avevano anche tappato il buco nella cella, che era un disastro la cosa, ma mi sono trovato nella giornata precedente. Per cui, ragazzi, ricominciamo da qui insieme. Purtroppo non ho tutti gli oggetti utili, li dovrò raccogliere insieme a voi, sempre se riesco a ritrovarli. E almeno non ho perso tutto, ragazzi. Ho rischiato veramente tantissimo. Allora, iniziamo subito a guardare queste cosa ci vendono. Perché qua già vedo degli oggettini interessanti. Roll of duct tape, per esempio. Ci potrebbe servire, ma ci potrebbe servire anche questo. Quindi facciamo così. E facciamo cazzo. Allora, appena finiamo qui questa chiamata, facciamo un salto rapido in cella, ragazzi, ma rapidissimo. E questa è la situazione, come vedete. Ho un bel po' di oggetti, sono riuscito a fottere una chiave finalmente a qualcuno, ma la coppia... Dovete levarvi, sennò io non riesco a scappare, poi mi sgamate ancora. Grazie. Ma la coppia della chiave che ho fatto non è la chiave arancione, è un'altra chiave che è meno utile, purtroppo. Però, oh, ce l'ho fatta finalmente. Sì, sì, ci sono, non rompete le palle. Eccomi qua. Però, ragazzi, la rabbia. Avevo un sacco di ingredienti. Potevamo farci anche le for... Mi picchiano. Ovviamente ce l'hanno tutti con me perché ho fatto cose orribili in questa prigione. Ho fatto pestare un sacco di gente, quindi non mi sorprendo neanche tanto. Ma ora è arrivato il momento di fare soldi, perché devo recuperare un sacco di oggetti. Quindi dovrò spendere, espandere, comprare, vendere. No, vendere no, purtroppo non si può. Corriamo alla chiamata, ragazzi, facciamo i bravi. Eccoci qui. Facciamo così, tac, così otteniamo altri soldi. Perfetto, adesso sperando che non mi pestino un'altra volta, abbiamo 100 dollarozzi. Torniamo qui rapidamente. E lui... rubiamo. Mi ha visto, e io faccio così, e faccio così, e tu non hai visto nulla, insomma. Vabbè, dai, ne valsa la pena. Allora, ragazzi, qua che cosa abbiamo? Allora, prima di tutto ci prendiamo da mangiare anche noi, così non ci noteranno. Tu, abbiamo già visto che hai la merda. Tu hai questo, lo potremmo comprare. E tu hai qualcos'altro. Per cui noi facciamo così. Uno, due, e se ci scappa... Mike, no, già non vende più. Si sono aggiornati. Facciamoci un po' di muscoli perché la vita è bassa. Dobbiamo recuperare forza, dobbiamo recuperare il vigore qua, se no veramente ci one-shottano tutti. Tempo libero, ce ne andiamo in cella. Ovviamente, metti il poster a posto e lasciamo giù le nostre cose. Abbiamo fin troppo di scotch e abbiamo anche 3 pezzi di questa. Sì. Ci manca però il legno e ci mancano questi oggettini qua. Me ne servono almeno altri 2 per fare quello che voglio. Nel frattempo qua nel buco ho già tolto la roccia che si era ricreata e siamo quindi abbastanza pronti per la prossima fuga volendo. Nel frattempo sarebbe interessante provare a far fuori un'altra guardia per cercare un'altra chiave. Perché mi avete detto, ragazzi, che... Guardi, me ne vado subito. No, non c'è, giuro. Mi avete detto, ragazzi, che le guardie con le chiavi sono quelle che fanno le chiamate. Quindi io mi sono ricordato i nomi. Ho ucciso una di quelle che fa le chiamate. E infatti avevo una chiave. Ed è la chiave delle entrate, penso, di servizio. La chiave viola. Non penso ci serva così tanto. Gary, amico mio carissimo. Lui è un amico fidato. Vediamo cosa vende. Gary? Dai, ma anche te. Gary, perché... Vabbè, dai, prendiamo questa, già che ci siamo, perché non riesco a trovarla nei cassetti. E quindi niente, si va a dormire e ci vediamo domani. Nel frattempo, dai, vendete qualche bastone, la cosa più semplice del mondo, cazzarola. La vendete o no? No. Vabbè, comunque sia,
Facciamoci sto bad dummy, ragazzi. Ce lo facciamo subito. E il bad dummy lo lascio qui, perché ci serve praticamente subito quando andiamo a dormire. Quindi deve essere il primo oggetto a disposizione. Mi crafto, attenzione, mi crafto la cioccolata e mi crafto questa pasta. Ora ho ancora 57 intelligenza, perfetto. Cerchiamo gli ufficiali delle chiamate, per cui o Darren o Max. Ecco, qui c'è Max per esempio, e li facciamo fuori sperando di trovare le loro chiavi. Vai, perfetto. Chiave dorata. Allora, presto, craftiamoci lo stampo. Riprendi tutto, prendi la chiave. La chiave la metti via così non ci sgamano. Scappiamo con lo stampo e lo mettiamo al sicuro. The fuck? Chi mi ha picchiato? È stata la guardia, mi sa. Si ricordava, mi ha picchiato. Sto stronzo. Ho perso 10 dollari così a caso. Vabbè, dai. Muoviti, ero già lì, mi picchiate. Allora, ragazzi, cerchiamoci anche l'ufficiale Darren a questo punto, che è l'altro che fa le chiamate, eccolo qui. E spacchiamolo di botte. Assolutamente. Track! Ok. Chiave arancione, chiave arancione, ragazzi. Ragazzi, porca troia. Allora, vai, mettila via. Scappa! Scappa tantissimo! Chiave arancione, ma vieni, minchia! Dai! Via! Metti a posto! Che quasi quasi ci sgamavano! Ragazzi, la chiave arancione apre questa porta! È una cosa utilissima! Bella! Adesso, per fare la chiave vera e propria, ci serve, ok, la plastica che si fa con lo spazzolino, il pettine e l'accendino. Però mi sembra che poi per fare la chiave serve tipo 70 di intelligenza, un fottio. Ok, ragazzi, quindi praticamente noi adesso ci potremmo fare la chiave, uscire dalla cella, uscire da dietro. Possiamo fare quel cazzo che vogliamo, cioè siamo i padroni della prigione oramai. Però andiamo a dormire. Andiamo a dormire perché mi mancano ancora degli oggetti utili e poi mi serve l'intelligenza per fare la chiave, quindi ci servirà almeno un'altra giornata. Mi picchia. Guardie mi picchia. Guardie mi picchia. Guardie. Guardie mi picchia. Buah-ha-ha-ha-ha. Te la sei cercata, Mike. Mike. Madonna. Perfetto. Grazie, Mike. Stato molto generoso. A questo punto, cioè, siamo messi benissimo. Mi crafto, guardate cosa mi crafto, ragazzi. Prendo questi. Tanto abbiamo già 3 pale. 1, 2 e 3, anche se sono un po' consumate, però amen. Prendo questi e mi crafto le forbici, che ci serviranno ovviamente per tagliare le recinzioni quando tenteremo la fuga. Va tutto a gonfie vele. Gonfissime, troppo gonfie. Qualcosa dovrà andare storto prima o poi, se no non sarebbe la mia serie di The Escapist. Timber, perfetto. Lo compro subito. E anche qua hai cose interessanti che mi comprerò, perché possono sempre far comodo. E magari potrei anche craftarmi un piccone, perché non si può mai sapere. E guarda caso l'occorrente c'è, non è un problema. Quindi ci prendiamo questi. Facciamo così. Prendiamo questa. E se non sbaglio dobbiamo fare 1, 2 e 3. Esatto, e abbiamo anche il piccone, ragazzi. Proprio a posto, a postissimo proprio. Adesso lo lasci qui. Voglio solo un fottuto accendino. Voglio farmi la chiave. Non sto facendo nulla, giuro. Neanche adesso, non sto facendo nulla, tranquillo. Ok, e siamo prontissimi per la fuga poi, veramente. Accendino, ragazzi, accendino, cazzo. Perfetto, perfetto. Facciamo un po' di intelligenza ora. Ok, ragazzi, iniziamo il grande piano. Prima cosa, prendiamo questo, lo craftiamo con l'accendino e ci facciamo la plastica fusa. A questo punto devo andarmi a prendere lo stampino giusto, che dovrebbe essere Utility K-Mold. Inizia a fare così. Mi tiro un attimo giù perché non mi fido assolutamente. Ok, quindi non sapranno che io manco. Mi prendo Utility
Perfetto. E mi crafto finalmente sta dannata chiave. Ragazzi. Anche se poi andrà perso anche lo stampino nel caso di fallimento. Quindi facciamo attenzione. Allora, prima di andare mi prenderò anche dei polli. Con la chiave ci apriamo questa. Poi la chiave la possiamo mollare anche qua, quindi poi sarà riutilizzabile, giusto? A 80%, altri 4 utilizzi. Prendiamoci piccone, forbice e pale. E poi mi servirebbe anche questa però. Ok, qua si può passare. Va bene. Fai che molla un attimo questa qui. E prendi questo outfit. Ok. Qua mi posso cambiare senza che mi rompano i coglioni. Non sale la criminalità. Quindi sì, ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, tentativo di fuga numero 2. Questa volta ce la dobbiamo fare. Ma proprio tantissimo ce la dobbiamo fare. Vai, qui nell'angolo non arriva il fascio di luce. Ok, perfetto. Ok, ragazzi. Là c'è una guardia. Dobbiamo evitarla tantissimo. Sembra che sia lì ferma. Io potrei scendere, tagliare qui con questo, quindi saremo molto più veloci. E poi farmi un buco. Non ho preso tutte le pale però. Ah, sono un cretino. Vabbè, potrebbero bastarci. Vai, buttati giù. Inizia a tagliare. 88%. Sì, beh, non è la cosa più veloce del mondo, però è già meglio che il coltello. Dai, vai ancora, vai ancora. Muoviti, spara, muoviti, spara. Ti devi muovere. Cazzo, dai, ce l'abbiamo fatta. Ok, mettiti qui. Mi mangio questo e recupero un po' di fame. E ora scaviamo. Scaviamo di brutto. Vai, vai, scava, scava tantissimo. Ragazzi, c'ho il batticuore, non potete capire. C'ho il batticuore. Perché non mi posso calare? È per la terra. No, ok, perfetto. Questa la molli qui? Non puoi. Non puoi, allora ci mangiamo questo. Ok. E continua a scavare. Speriamo non ci becchino, ragazzi. Non devono beccare il buco e soprattutto il passaggio nella... Ok, inventory full, non è un problema. Mollalo qui. Perché non puoi? Ok, vai giù. Dicevo, speriamo non becchino soprattutto la recinzione rotta. Ragazzi, mi muovo tantissimo. Dai, dai. Ok, ok, ragazzi, verso l'alto. Verso l'alto, vai, spara, spara. Sei un figo. Sei un figo oggi. Mamma mia, ne ho passati tutti i colori. Ci hanno anche sgamato, regequittato, ho fatto un sacco di cose. Ma finalmente, l'uscita! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Giornata 21! Madonna, cosa non è stata sta prigione? Wow! Ragazzi, madonna, stupendo, stupendo. Piano di fuga, bellissimo, architettato nei minimi dettagli questa volta. Wow, cioè è stata una figata assurda, avevo il batticuore ma ce l'abbiamo fatta. È incredibile un giochino così, la soddisfazione che ti può rendere nella fuga, perché è veramente difficile, te la devi conquistare nei minimi dettagli. Ragazzi, a questo punto la prigione era una prigione extra, l'abbiamo finita. Lasciate 2000 like se volete una nuova prigione e io non vedo l'ora di affrontarne un'altra assieme a voi. Quindi ragazzi, like, commentate, condividete, fate quello che volete, io sono strafelice, finalmente ce l'abbiamo fatta. 21 giorni, però meglio tardi che mai. Un saluto da Eren Blaze, ciao a tutti!